fuori tutto! Da Zulian Pellicce Total Look è arrivato il fuori tutto! Mai come quest'anno potrai avere un capo firmato Zulian con sconti reali del 20, 50 e addirittura 70%! Pellicce, imbottiti, capi in pelle, montoni, per uomo e donna in tutte le taglie! Non perdere l'occasione di poter avere un capo firmato Zulian con sconti reali fino al 70%! Da Zulian Pellicce Total Look è arrivato il fuori tutto! Ti aspettiamo a San Martino di Lupa di Padova, in via Montegrappa 7. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione, con il telegiornale qui in diretta da Telechiara. Come sempre a quest'ora abbiamo anche un ospite in studio con noi, ve lo presento subito, si tratta di Federico Fungenzi. Buongiorno. Buongiorno. Che fa parte della squadra dei vigili del fuoco, sì, della provincia di Padova, sì, del comando di Padova, e che per dopodomani sta preparando insieme ai suoi colleghi qualcosa di speciale. Sì, stiamo preparando la consueta recita per la Befana del 6 di gennaio e oggi sono qui per parlare appunto di questo. Anche perché ci sarà una sorpresa. Sì, una sorpresa. Ne parleremo allora tra pochissimo, intanto continuiamo anche le notizie con le notizie dal territorio, perché c'è stato un allarme bomba stamane alla sede della Regione Veneto, a Palazzo Balbi a Venezia, dove erano stati recapitati 4 pacchi che contenevano dei fili elettrici. I 4 plichi che hanno provocato l'allarme contenevano invece dei regali spediti dall'Enel. A contribuire a far scattare immediatamente le verifiche sui pacchi è stato l'innalzamento dei controlli sulla posta in arrivo dopo l'ordigno collocato davanti all'ingresso della Procura Generale di Reggio Calabria. Il sostituto procuratore di Padova, invece, Sergio Dini, ha affidato questa mattina l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'impresario edile Pietro Tonin, 39 anni, il cui cadavere è stato ritrovato ieri con le mani legate dietro la schiena nelle acque del fiume a Noventa Padovana. Pur non escludendo la pista dell'omicidio, i carabinieri propendono per la tesi del suicidio. Il tipo di nodo praticato con il laccio del giubbotto dello stesso Tonin e l'assenza di segni di violenza sul corpo fanno ipotizzare che sia stato l'imprenditore a legarsi le mani prima di compiere questo gesto estremo. L'unico campo di concentramento del regime fascista in Italia ancora intatto a Visco, siamo vicino a Udine nel Friuli Venezia Giulia, rischia lo smantellamento. Lo ha denunciato oggi Ferruccio Tassin, uno storico, secondo il quale l'attuale amministrazione comunale intende vendere la caserma Sbaitz, costruita proprio sul campo attivo fin dagli anni 30, e di fatto quindi distruggerne la memoria. Il fascismo aveva costruito al confine orientale d'Italia diversi campi di concentramento per rieducare i nuovi cittadini italiani della provincia di Lubiana. Oltre a Visco erano stati costruiti i campi a Gonars, Sdraussina, Fossalon, Castegnevizza e Arbe, dove morirono di fame e di sete 1500 internati. L'unico a dare ancora tracce di sé è appunto quello di Visco. Gli studenti del Friuli Venezia Giulia beneficeranno dal prossimo anno scolastico di qualche giorno di vacanze in più a febbraio per rilanciare il turismo invernale. Questa è stata la notizia confermata appunto dall'assessore all'istruzione e cultura della regione, Roberto Molinaro. La competenza sui calendari scolastici, fatti salvi il numero delle giornate di scuola e gli esami che devono essere fatti in tutta Italia nelle stesse date, è delle singole regioni e noi, su sollecitazione del Consiglio regionale, spiegato Molinaro, intendiamo proporre all'ufficio scolastico regionale una modifica del calendario delle lezioni dell'anno scolastico 2010-2011. E ora parliamo del maltempo. Crollano le temperature minime in Veneto, specie in montagna. A Cortina d'Ampezzo si sono registrati questa notte meno 15 gradi. Altre minime di rilievo sono state quelle segnate ad Arabba, meno 14, a Falcade, meno 15, ad Auronzo, meno 16, a Santo Stefano di Cadore, meno 17. Belluno, secondo i dati dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, registra meno 8. Da segnalare che in buona parte del Veneto si fa sentire anche il vento, che fa aumentare la percezione del freddo.
E ora parliamo di spettacoli, perché andrà in scena fino al 7 gennaio l'operetta al Filarmonico di Verone, Cincillà. È una composizione del 1925 di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, con l'orchestra, il coro e il corpo di ballo della Fondazione Arena. Ma ce ne parla in questo servizio Gianfranco Tommasi. Cincillà rientra nell'ambito della stagione lirica e di balletto 2009-2010 della Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico. L'operetta di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato arriva sul palcoscenico del Teatro Veronese nella ripresa dell'allestimento del Teatro Verdi di Trieste per la regia di Maurizio Nichetti, con scene e costumi di Maria Pia Angelini. L'orchestra e il coro sono diretti da Elisabetta Maschio. I ruoli principali sono interpretati da Donata D'Annunzio Lombardi, Mauro Buda, Giuseppina Bridelli, Mimmo Mancini e Maurizio Zacchigna. Il racconto di Cincillà è ambientato in Cina, a Macao, in un'atmosfera esotica e fantastica. Due giovani di casa reale si sposano ed è tradizione che quando un membro della casa regnante prende moglie si dia inizio al Chung Ki Sing, un periodo nel quale si sospende ogni divertimento e ogni lavoro. Questo sino a quando il matrimonio non sarà consumato. Ma i due sposini, il principe Ciclamino e la principessa Miosotis, non hanno le idee molto chiare sui doveri matrimoniali e il mandarino di Macao è disperato perché Chung Ki Sing rischia di durare in eterno senza che arrivi poi un erede al trono. Le preoccupazioni del mandarino vengono ascoltate da Cincillà, un'attrice parigina che si assume il compito di risolvere il problema. Tuttavia, le due giovani teste coronate non sembrano interessate agli insegnamenti di Cincillà. La popolazione di Macao è in rivolta perché il Chung Ki Sing dura troppo e, come se non bastasse, l'erede non arriva perché spesso i matrimoni combinati e imposti non sono fondati sull'amore. Ma in questo caso il tempo fa il suo dovere. Il principe Ciclamino e la principessa Miosotis hanno la possibilità di conoscersi e di innamorarsi e dare un erede a Macao. L'operetta Cincillà riporta questo genere di spettacolo alla sua struttura originaria, con una operazione di equilibrio tra le varie componenti, con l'esaltante brio della commedia, preludio della nascita della commedia musicale e della rivista. E di spettacoli in qualche modo continuiamo a parlare. Lo facciamo però insieme in compagnia Federico Fungenzi, che vi ho già presentato, che è qui con noi del Comando Provinciale, lo ricordiamo, dei Vigili del Fuoco di Padova. Perché, allora, dopo 9 anni in cui preparate proprio nella caserma uno spettacolo per bambini, proprio in occasione della festività della Befana, avete deciso quest'anno di fare le cose un po' più in grande. Che cosa farete? Sì, diciamo che dopo questa festa è nata per i nostri figli, per i bambini dei colleghi, circa 9 anni fa. Quest'anno ci sentivamo un po', diciamo, allo stretto, abbiamo deciso di ingrandire e di far vedere cosa facciamo anche ai bambini del Prato della Valle. Saremo in diretta sulla vostra rete e soprattutto siamo entrati, sempre con la diretta, negli ospedali, per i bambini che purtroppo non possono vedere la Befana e non la possono vedere neanche in Prato della Valle, e quindi abbiamo deciso di ampliarci e di aumentare, diciamo, la nostra audience al di fuori della nostra caserma, soprattutto perché sappiamo che molti bambini hanno delle difficoltà, hanno dei problemi e sono meno fortunati dei nostri figli. Certo, infatti noi di Telechiara seguiremo l'evento dopodomani, lo ricordo, in diretta dalle 16 fino alle 18, prima con la recita all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco e poi appunto in Prato della Valle, di modo che tutti i bambini, insomma anche quelli che appunto non possono essere direttamente a Padova in questa bellissima piazza, possano seguire comunque l'evento. E allora raccontiamo di che cosa si tratta, perché voi preparate ogni anno una recita, un qualcosa di diverso. Esatto. Allora, naturalmente, possiamo dire qualcosa. Non si può raccontare la trama. Diciamo che
come ogni anno alla recita tradizionale della Befana dei Vigili del Fuoco partecipano anche i Vigili del Fuoco. Ci sarà una Befana, che sarà messa in scena, sarà naturalmente donna uomo. Uomo. Come si dice? Allora, possiamo dirlo. Quello che possiamo dire è che tutto ciò che viene fatto, tutto dal montaggio, dalla recitazione, dalla scrittura della trama che è completamente inventata, alla scenografia, tutto viene fatto all'interno dei Vigili del Fuoco dal personale dei Vigili del Fuoco. Però. Quindi è una cosa tutta nostra interna e se va bene speriamo sia un nostro orgoglio. Caspita, ma quanti siete? Allora che partecipano siamo circa una ventina che partecipano all'evento. Abbiamo in caserma circa 800 persone quel giorno lì, quello che possiamo ospitare, non ne possiamo ospitare di più, e di cui ci sono circa la metà sono bambini. Questi l'aspettano con ansia perché ormai è ogni anno loro l'aspettano con ansia perché sono i nostri figli e quindi partecipano da anni. Ormai qualcuno non viene più perché è diventato grande, ma è stato sostituito dai più piccoli. Ecco, quello che è importante è che quest'anno vogliamo portare questo messaggio, che noi Vigili del Fuoco siamo sempre vicini ai bambini e soprattutto, purtroppo, e lo ribadisco a quelli che hanno qualche difficoltà, vogliamo portarlo all'esterno. Questo è stato il messaggio che vorremmo lanciare. E tra l'altro ricordiamo anche che ci sarà una raccolta di fondi. Questo è importante. Proprio appunto in occasione della recita e di questa giornata, e questi fondi poi saranno devoluti alla Città della Speranza. Sì. Il tutto, infatti, volevo dire, è stato fatto in collaborazione con la Fondazione Città della Speranza ed è importante che ognuno di voi, anche chi andrà in Prato della Valle, soprattutto ci saranno dei nostri gazebo con delle cassettine, mi raccomando, non è l'euro, i due euro o quello che si può dare che può cambiare per noi, però può cambiare molto per questa fondazione che stanno costruendo un nuovo centro e hanno bisogno di fondi. Veramente ci sono dei bambini che hanno bisogno del nostro aiuto. Certo, tu hai due bambini, loro io ne ho due, io ne ho due, loro saranno presenti. Loro un po' hanno già visto perché io è da un po' che ci stiamo lavorando e non sono neanche mai a casa per questo, però insomma stanno collaborando anche loro e mi danno anche dei suggerimenti perché loro sono bambini insomma e sono loro che poi sono il nostro pubblico. Anche gli adulti apprezzano, diciamo, soprattutto gli anziani, i nonni poi apprezzano tantissimo le nostre performance, sono quelli che accompagnano poi i bambini. Sì, le nostre performance, però il nostro pubblico sono i bambini. E allora io ringrazio moltissimo Federico Fungenzi e grazie anche per il lavoro difficile e importante che svolgete voi tutti i giorni. E ricordo l'appuntamento per dopodomani, in occasione appunto dell'Epifania, il 6 gennaio dalle 16 alle 18 su Telechiara. Noi ci saremo in diretta ma soprattutto anche dal vivo in Prato della Valle. Grazie mille allora. Grazie a voi. E buon lavoro. E arrivederci a dopodomani, dalle 16 in diretta, non mancate. Grazie a Federico, grazie a tutti i telespettatori. Io vi ricordo anche che la prossima edizione del telegiornale andrà in onda alle 16:30. Buon proseguimento.